Veramente realizzare che cosa? Riempire il cuore delle persone nell'occasione delle festività natalizie, perché diversamente non si sente nulla. Noi cerchiamo di dare, ecco, la parte ludica, e c'è anche quella religiosa. C'è la situazione che noi abbiamo la natività che è rappresentata in presepe vivente, e quindi anche se c'è per questa sera purtroppo, diciamo che il tempo non è corrente, è una situazione che non ha consentito alla gente di uscire di casa, però insomma diciamo che è già un successo, perché siamo riusciti in quello che era il nostro intento. Intanto abbiamo un gruppo, Gnao Band, che riesce bene ad animare la situazione, e poi incominciamo, ecco, vogliamo sponsorizzare, portare avanti quelli che sono i prodotti tipici locali. Abbiamo lo stocco, che lo stiamo rifando a battute di 15 biglietti alla volta. Abbiamo i fichi d'India, che si fanno allo stesso modo la riff, e c'è il pastore che sta facendo la ricotta e il formaggio. Quindi noi stiamo proprio le zeppole su nell'altra cantina. Abbiamo aperto tutti i negozi. Noi abbiamo intitolato la manifestazione Natale Festa della Luce, e non solo Natale Festa della Luce, ma il sottotitolo è Stilo quasi com'era, perché com'era non ce l'ho da più nessuno. E quindi ci accontentiamo di quello che siamo riusciti a fare. Già mi si apre il cuore a vedere queste porte aperte, che c'è il barbiere, c'era un sarto una volta, e quindi abbiamo messo le tamagini, di là c'era un tabacchino, almeno possiamo portare le sigarette perché vizieremmo le persone. Quindi l'abbiamo improvvisato come pastificio, c'è una ragazza che fa pasta fatta in casa, più sotto c'era un negozio di frutta e verdura, c'era la signora, non mi ricordo, non so se si offendono i familiari, la chiamavamo la Milita, diciamo il soprannome, e quindi vendeva frutta e verdura, tutti i contadini del luogo gli portavano la frutta e la verdura, e infatti noi l'abbiamo attrezzato con frutta e prodotti del nostro territorio. E poi c'è, diciamo, il pastore che sta facendo pure la ricotta, le zeppole, rischio di ripetermi, però sono, ecco, dove stanno facendo le zeppole, era una cantina che era almeno da un 30 anni che non è rimasta chiusa. Io mi ricordo già il primo, diciamo, gestore di quella cantina. Era un locale bellissimo e stupendo, non so se avete avuto la possibilità di riprenderlo, ma è una cosa bellissima. Purtroppo è senza luce, ma forse più caratteristico perché gli abbiamo messo le ciotole, e quindi dà un'atmosfera diversa. È una cosa molto caruccia. Abbiamo fatto anche l'altro, il negozio della falegnameria, quello del calzolaio, insomma
Ci abbiamo fatto, stiamo facendo tutto e di tutto. Stilo, questa sera è quasi com'era. Non è com'era, ahimè, perché mancano le persone, che non ci sono più. Mancano anche quei prodotti, quella spontaneità che veramente un giorno prima c'era e oggi purtroppo non c'è più. Però ci accontentiamo. Noi abbiamo dato il segnale, abbiamo lanciato l'input, vediamo che qualcuno si sveglia e che si riesce ad animare questo bello centro, perché è stupendissimo, non stupendo, è stupendo, è bellissimo. Io ce l'ho nel cuore, me lo ricordo, la vita si svolgeva qui, dalla chiesa matrice alla Porta Reale. Qui c'era il passeggio, giù non si andava, oggi si è capovolto un pochino la situazione. Speriamo di essere meno obbligati e di frequentare ancora di più il centro. Signora, che cosa state facendo lì? Che cosa preparate? Il sapone di casa. E come si prepara? Lo facciamo con olio, acqua e soda caustica. Lo facciamo le dosi uguali, acqua e sapone, poi si mettono 300 grammi di soda caustica a 2 litri di olio. E si gira finché non si rassoda. Questa è la densità giusta per finire di girare. Così si può lasciare fino a domani e domani lo possiamo girare e tagliare. Questo è il sapone che abbiamo realizzato ieri. Dopo tanta fatica a girare e mescolare, adesso possiamo fare i pezzetti. Buonasera a tutti, avvicinatevi. Questa sera si mette stocco, caciotta, piedi d'India. Con non solo 2 euro avete la possibilità di vincere un chilo di stocco. Una possibilità su 15, lo stesso con i piedi d'India. Con, una possibilità su 10 con 1 euro. E la caciotta lo stesso, una possibilità su 10 con 1 euro. Riscaldiamo il latte un po', poi si mette il quaglio, dopo quaglia, arrociniamo con questo bastone qua, con questo, si diventa un'altra volta latte e poi piano piano si deve raccogliere, piano piano con le mani. Come si raccoglie con le mani, si piglia sempre tanta cella. Manigliata la compagno, c'è di camanigliato. Eh? Oggi di camanigliato. Vabbè, prima è tutto così, no? Girate. Poi si rompe tutto quanto, diventa di nuovo latte e poi si deve raccogliere piano piano. Ma è la ricotta quella che viene? Questo o è no? Il formaggio. Il formaggio. Ha preso il formaggio e poi viene la ricotta. Ok?
e qui c'è l'asso del quaglio del capretto. No. Si abbandona. Si cucina le mani, va. E ricorda, no, però non devi stare a compagnino qua dentro, non devi stare solo le briciole poi, capito? In chiesa. Abbiamo cercato di ricreare i mercatini antichi dove le signore vendevano delle cose, degli oggetti fatti a mano, e noi abbiamo ricreato abbiamo fatto degli oggetti di pasta perché ci è ispirato molto ed è stata molto utile. Abbiamo realizzato tantissime cose con la pasta, ci siamo anche divertiti a creare questi oggetti. Ma scusa, ma è pasta questa? Non ho capito. Sì, è pasta. Buonasera. Stiamo realizzando la pasta fatta in casa come veniva fatta una volta dai nostri nonni. Con il ferro. Anziché che stai contando, sono abituato ad andare via. Come si chiama? Yeah.
lardo e al telaio con la seta. E che cose realizzate poi? Dei disegni, dei centrini, dei centrini. E poi li vendete? No, sono per noi. E chi vi ha aiutato a fare questo? Nessuno. Tutto a mano.